Mio padre aveva i capelli che cambiavano con il vento. Di solito erano lisci. Quando invece arrivava lo scirocco, diventavano ricci. Ma così, all'improvviso, come se si fosse messo il bilodino. E come si arrabbiava. Anche perché i colleghi lo spottevano, che non bastava nemmeno il cappello per tenerli tutti dentro. E poi lui era uno che ci teneva i capelli. Appena trovava uno specchietto, un pezzo di vetro, ma pure una finestra, rimaneva indietro che si doveva specchiare. Poi quando tornava alla tramontana, i capelli erano di nuovo lisci. Il cielo era blu e lui era sereno e si metteva a fischiettare Domenico Modugno. Arturo, hai sentito? Si è messo a fischiettare, niente più ricci, è arrivata la tramontana. Meno male, cominciava a diventare insopportabile. Anche io e mia madre eravamo più felici se arrivava la tramontana. A mio padre piaceva Domenico Modugno e per me Domenico Modugno è la tramontana. Mio padre faceva il capostazione. Ogni tanto lo cambiavano di stazione, io e mia madre lo seguivamo. E quando avevo 9 anni l'hanno fatto capo stazione del passaggio a livello di Serranova. Alzava la sbarra e abbassava la sbarra e tutti erano salvi. Non è che ci fossero molte persone da salvare a Serranova, Anzi, quando siamo arrivati noi non era rimasto quasi niente. Anche se sentire quelli che abitavano lì, prima ce n'erano di cose. Prima a Serranova c'era una chiesa, una scuola grande, un teatro addirittura a Serranova, che è un paese piccolo così. Quando siamo arrivati noi non era rimasto niente, tranne 15 case, con una strada in mezzo, un alimentare bellissimo, dove c'è un signore che si chiama Tonino, e lui c'è ancora. E poi una posta e una fontana, che tutti fanno la fila per prendere l'acqua. E poi dopo il paesello comincia una distesa di ulivi, verde, sembra un mare. E dopo una parte più selvaggia, più misteriosa, dove c'è una prima parte di macchia, boschi, una palude fitta fitta dove si fermano gli uccelli e poi lunghe spiagge, libere, senza cemento, come dovevano essere tutte tantissimo tempo fa. Si chiama Torre Duoceto laggiù. Quando siamo arrivati a Serranova, l'unica bambina con cui avevo fatto amicizia si chiamava Caterina. Era bella Caterina, mamma mia, cioè pure che c'aveva l'apparecchio dei denti sopra e sotto e questi occhiali che gli chiedevano sempre, Caterina era bella, a me mi pareva una Madonna Caterina per come era bella, con tutto quel blu intorno, che nemmeno Santa Maria Goretti, santa patrona di Serranova, c'aveva tutto il blu intorno che c'aveva Caterina, sarà che stava sempre a guardare il cielo, a seguire le traiettorie degli uccelli, diceva che lei da grande doveva essere un'arnitovola, è un'eroina solitaria Arturo. E passa tutto il tempo a studiare il volo degli uccelli e quando qualcuno cade e si ammala lo prende e lo cura, pure che lui non vuole. Diceva Caterina che se c'era riuscito San Francesco a parlare agli animali, figuriamoci se non ci poteva riuscire lei che da grande doveva essere questa mitopola. Arturo, lo sai che ogni anno si mettono in viaggio 10 miliardi di uccelli che sono molti di più dell'intera popolazione umana di tutta la Terra? E lo sai che di tutte le rondini che partono dalla Norvegia per arrivare al Sudafrica, la maggior parte non arriva alla fine del viaggio e ci arrivano solo i figli, anche se non l'hanno mai fatto. Ecco. Sì, perché mio padre aveva i capelli che cambiavano con il vento, io balbettavo. E come fanno a conoscere la strada? Arturo, seguono le stelle e poi ce l'hanno scritta dentro. Del resto, queste erano le due espressioni preferite di Caterina. Ce l'hanno scritto dentro e del resto. Ce l'hanno scritto dentro, secondo me lo diceva quando proprio non sapeva dare la spiegazione quella scientifica esatta. E allora diceva, ce l'hanno scritto dentro, e tu che mi potevi dire, no? E invece del resto, beh, del resto lo diceva soltanto alla fine di frasi molto importanti, almeno secondo lei. Arturo, lo sai quanto pesa una rondine, lo sai?
mangi mezzo chilo. Arturo, ho detto una rondine, non un pinguino. E poi mezzo chilo al massimo è il peso di un barbagianni femmina. A proposito di Arturo, lo sai che il barbagianni femmina pesa molto di più del barbagianni maschio? No, non lo sapevo, però se adesso incontro un barbagianni molto grande, so che è una femmina. Arturo, non fare lo stupido, eh? Allora? Cosa? Ti ho chiesto quanto pesa una rondine. Ma non lo so io quanto pesa una rondine. Te lo dico io. 15 grammi. E lo sai quanto sono 15 grammi, Arturo? Lo sai? 15 grammi sono... 15 grammi? No, Arturo. 15 grammi non sono niente. Niente, così diceva, niente. Ma lei non lo diceva come a dire che non sono niente, anzi, tutto al contrario. Lo diceva come a dire che com'è possibile che 15 grammi, che sono come un pezzettino di legno, riescono a farsi 20.000 chilometri di viaggio, andare e tornare. Arturo, vieni a giocare in palude. Perché Caterina faceva parte di sto gruppo di ragazzini che avevano tutti le biciclette, andavano giù a Torre Guaceto a fare le avventure, chissà come si divertivano. Io li vedevo passare tutti quanti dalla finestra della stazione di casa mia, solo che io avevo un piccolissimo problema. Mia madre. Mamma, posso andare anch'io a giocare in polvere? No! Arturo, ti ho detto di no! È pericoloso! Ci sono le tarantole e le sanguisughe! E poi ci sono i pozzi e i canali profondi che se cadi affoghi, muori e non ti troviamo nemmeno più. E poi ci sono gli spacciatori, Arturo. Io vi giuro che mica lo sapevo cos'erano questi spacciatori, ma come lo diceva la mia mamma mi metteva la paura. Arturo, vieni a giocare in palude allora. Ah, allora sei un fifone. Mamma, posso andare anch'io a giocare? No, Arturo ci ha detto di no. Fifone. Mamma, posso andare? No, Arturo, fifone. Mamma, almeno una volta. No, Arturo, ti ho detto il fifone. Le avrei strozzate volentieri tutte e due. Finché poi un pomeriggio passo davanti da Tonino con la bicicletta e stavano tutti là che gonfiavano le ruote della bici. E per come le gonfiavano, secondo me si preparavano per un'avventura molto seria. E Caterina mi guarda e mi fa davanti a tutti: signorino, dove ti te ne vai, eh? E non lo so come mi è venuto, te lo dico. In palude. Da solo. Ma allora, Arturo, tu sei un eroe! Un principe! Non me lo disse veramente. Però vi giuro che per come mi stava guardando, secondo me lo pensavo veramente. Fatto sta che io ormai l'avevo detto, eh. Oh, davvero mi facevano andare da solo? Cioè io non mi ero mai allontanato così tanto da Saradova, se mi vedeva la mia mamma chissà quante botte mi avrebbe dato. Meno male che c'era lo scirocco. Che da noi se devi andare giù verso il mare c'è scirocco, quello è vento di terra, ti spinge da dietro, sembra che voli, certe volte non devi nemmeno pedalare. E la strada di Uliveto, quella la facevi facile, e poi c'era lo scirocco. Allora io devo pensare a mio papà, che questo scirocco, chissà che ricci mi sono venuti, chissà come lo stanno sfottendo i colleghi. Almeno se pensavo a mio papà, non pensavo che per esempio mi potevano pure rapire. Mi spaccio a torre. La strada di Uliveto, quella finiva subito, e poi iniziava una sterrata un po' scassata della palude. Era una lunga strada bianca che non si vedeva la fine. E al lato, a destra e a sinistra, due muri di canne. Lì iniziava il canneto. Ed era fitto, eh. Mica potevi vedere che cosa c'era dentro. Sentivi soltanto tutti gli animali che si muovevano e potevi solo... E vedo due lunghi bastoni che sbucano. Almeno un metro sopra il canneto e che camminano. Da soli. E poi vanno giù. E poi altri due camminano un poco e vanno giù. E poi altri due camminano un poco e vanno giù. E in direzione di quei bastoni che camminavano da soli, un sentiero nelle canne, ma piccolo, che si vedeva appena, come se ci fosse passato qualcuno. E io...
infilo. E dentro. Con tutta la bici, che potevo lasciarla là, se me la rubavano poi quando tornavo a casa, che la sentiva la mamma. Mi sentivo tanto, e sangue su che mi salivano dappertutto, e se c'erano tutti i pozzi, i canali profondi, e se affondavo, affogavo, e non mi trovavo. E mi ritrovo al bordo di uno stagno, però uno stagno segreto, al centro del canneto che non si poteva vedere dallo stradone. Un cerchio d'acqua con il cielo dentro. E voltato di spalle dall'altra parte dello stagno, un bambino, come me, con i capelli neri, corti, corti, magro, un po' sporco, scalzo, che prende i legni, una catasta e li porta di là, poi torna indietro, prende i legni e li porta di là, poi torna indietro, prende i legni. Io penso che forse uno che si sta facendo una zattera, che deve partire, anche se in verità mi sembrava più come un uccello che si stesse costruendo qualche nido. Ciao, io mi chiamo Arturo. Oh, mio Dio, prende il zampetto che scoppia in faccia! Un fiume di uccelli che scoppia dalla paludia e comincia a salire su verso il cielo, non finisce più, dico... Mamma, ecco come sono gli spacciatori! Ciao, Caterina. Allora sei un fifone, eh? Ma Caterina, sono stato assalito da un gruppo di corvi! Corvi, ma che dici Arturo? Quelli saranno gli storni, ti avranno scambiato per un falco, sì? Lo sai che tutti gli storni che di giorno volano per le campagne e di notte vengono qui, nella palude di Torre Coceto, a dormire? Come le rondini del resto. E lo sai qual è la cosa incredibile degli storni? Che fanno in un cielo dei disegni bellissimi. Migliaia e migliaia di uccelli che si muovono come unico corpo in movimento, che a volte diventa nuvola, altre volte colonna di fumo, altre volte zampillo, e che si rovescia come chicchi di riso solo quando è il momento di dormire. E lo sai qual è la cosa incredibile, Arturo, lo sai? No, te lo dico io. È che gli storni fanno questi disegni nel cielo senza un capo, senza un direttore del volo, tutti insieme, come se ce l'avessero scritto dentro. Bravo Arturo, bravo, bravo. E lo sai qual è l'altra cosa incredibile, lo sai? No, te lo dico io, è che fanno questi voli nel cielo per scacciare il loro predatore, il falco. Ma a volte lo fanno anche quando il falco non c'è. Qualcuno dice che lo fanno per allenarsi, qualcuno dice che lo fanno per giocare, perché gli piace e basta. E a me, Arturo, l'idea che degli animali così piccoli facciano una cosa così bella, grande e complicata solo perché mi piace, mi emoziona tantissimo, Arturo. Ma perché noi non possiamo volare, Arturo? Non ci hai mai pensato tu a come sarebbe bello volare, eh? Non ci hai mai pensato tu? No. Poi se secondo me loro pensano la stessa cosa di noi. Loro pensano come sarebbe bello camminare, correre, andare in bicicletta, eh? Arturo, se tu potessi volare, che cosa te ne faresti di una bicicletta? Tanto noi non vogliamo. Eh no, a noi non è permesso di volare. Del resto. Io mi sentivo sopra tanto, le sanguisughe che mi salivano dappertutto, e volevo scoprire che ci faceva quel bambino laggiù in palude. E il giorno dopo, senza dire niente a nessuno, vado giù, soprattutto a Caterina, e stavolta lo trovo sulla spiaggia, che raccoglieva ancora legni. Ciao, io mi chiamo Arturo, quello di ieri, e tu? Posso aiutarti? Fai una zattera, devi partire. Perché non parli? Sei di... E poi dopo aver raccolto tutti i legni si infila nel canneto di nuovo. Il fatto è che lui lì dentro, lui si muoveva veloce, velocissimo, come se facesse parte di quell'ambiente, come se,
come se andasse a tempo quel cammello. Io invece dovevo mettere esattamente i piedi dove li aveva messi lui e seguire il suo sentiero, se no avevo paura che mi potevo pure... Mi sono perso. Oh, bambino! Sono Arturo, quello di prima! Dai, per piacere! Oh! Dove sei? Lo rivedo lì. Ma lo stagno del giorno prima, solo che aveva fatto una strada diversa e non me ne ero accorto. Nascosto dietro un cespuglio che spia. Cosa stai guardando? Shh. Aspetta lì. Io mi chiamo Arturo, e tu? Zitto, ti ho detto, stanno mangiando. Chi sta mangiando? Aironi. Un altro esaurito come Caterina. Tu la conosci Caterina, quella bambina del paesello? Lei sa tutto sugli uccelli. Sì, 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 se fosse qui ti direbbe che gli aironi sono abbondanti e diffusi in tutta Europa. Sì, e il loro verso è un fischio acuto con un rauco. Scusa. Posso guardare anch'io? Faccio pianissimo, lo giuro. Nel primo passo faccio volare via tutti gli uccelli. Penso che stavolta sia arrabbiato veramente perché viene verso di me e c'è una faccia. Andrea. Io mi chiamo Andrea. Io mi chiamo Arturo. Vedi che lo so. Come fai a saperlo? Me l'hai detto almeno 5 volte fino ad ora. Portava. Diceva Caterina che se era amico mio, me le doveva dire certe cose. E poi scusa Arturo, dove sono i suoi genitori? E a scuola? Com'è che non li abbiamo mai visto a scuola? E i compiti? Com'è che non gli fa mai i compiti? Ma tu gliele chiedi queste cose, Arturo? Mi ci porti con me in palude, Arturo? No, Caterina, non si può. Andrea non vuole. Ma non è giusto! Vedi che sono io quella esperta di natura e poi ogni volta che torni mi tocca spiegarti sempre tutto. Non è giusto, ecco, non è giusto! Caterina, dice Andrea che voi femminucce fate troppo casino. Noi femminucce? Arturo, ma che sei tu quello che sembri un pinguino? Quanto aveva ragione Caterina. Solo che Andrea non la voleva. E poi diceva Andrea che nel capanno... Il capanno... Ma certo, perché mica stava costruendo una zattera, Andrea, no, lui stava costruendo un capanno e lo stava facendo con i legni arrivati dal mare, per questo li raccoglieva. Li stava tutti intrecciando su delle pedane, perché doveva galleggiare, una specie di tenda però galleggiante. Poi, ma piccola, che ci potevano entrare due bambini dentro, uno accanto all'altro. Poi ci avrebbe messo una stoffa sopra, bastava fare dei tagli e tu se ti mettevi dentro potevi spiare gli uccelli fuori senza che loro si spaventassero. Come un'altra, però un po' più grande e con due bambini nella pancia e gli occhi sui fianchi. Era un genio, Andrea, capite? Andrea era un genio. Manca solo la stoffa ora, Arturo. Posso portarla io? Sì. Portala verde, però, o marrone.
scusa, ma perché non vieni a casa mia a prenderla? Lo sai che c'è mia madre che fa delle ciambelle buonissime. E se sei fortunato che arriva il vento, vedi che mio papà vengono certi capelli, che vieni a casa mia, Andrea. Andrea. Sai che le rondini sono le ultime ad arrivare, e quando arrivano loro vuol dire che ci sono tutti e sono pronti per la migrazione. Stanno qui, mangiano tantissimo, diventano ciccione ciccione perché devono accumulare energie per il viaggio. Non stanno mai ferme, hanno strani pruriti. Si chiama agitazione premigratoria. Ce l'hanno scritto dentro, del resto. A me sembra questa agitazione premigratoria deve essere come quando sai che devi partire per un viaggio, no? Una gita. Sei così eccitato che non riesci a dormire la sera. Vorresti solo addormentarti prima possibile, così quando ti sveglierai ti trovi già al mare o in montagna magari. Arturo, mi ci porti in palude pure a me? No, Caterina, ti ho detto di no, Andrea, non vuole, ma non è giusto! Non è giusto, Arturo, e poi scusa! Dove sono i suoi genitori? Dov'è la sua casa? Com'è possibile che lo lasciano così tanto tempo in palude da solo? Arturo! No, Caterina, non si può. E poi, non è giusto. Caterina, giuro che se continui così ti rilego l'apparecchio di sopra con quello di sotto. Non è giusto, però, non è giusto, va bene, non l'ho voluto. Non lo facevo mica veramente. Però almeno così Caterina poteva scappare. Io potevo tornare da Andrea. Sono arrivate le rondini, Arturo. Sono tantissime, pure che si vedono poco. Sono qui con i piccoli, devono imparare un sacco di cose. Pensa che vedono noi e fra 15 giorni vedranno elefanti e leoni. Io stanotte rimango qui. Aveva ragione Caterina. Cioè, com'era possibile che i suoi genitori lo lasciassero rimanere in palude di notte da solo? Un bambino! Io e mia madre, per sicurezza di Andrea, non avevo detto niente. Che con tutte le paure che c'aveva lei, non mi avrebbe più fatto uscire di casa, sicuro. E quella sera cenammo in silenzio. Mia madre non parlava, era stanca, mio padre non fischiettava di me. Poi andarono a dormire. Pure io, per finta, e quando ero sicuro che si fossero addormentati, mi alzai, avevo imparato anch'io a muovermi senza far rumore, presi la bici e andai giù, da solo, di notte. Mamma, se l'avesse visto Caterina, com'era bello di notte. Non sentivi niente, sentivi soltanto la bicicletta che andava, i grilli lontani e il fresco che gli arrivava in faccia ogni tanto, sembrava che uscisse da terra. Trovai Andrea vicino al capanno, era pronto, l'aveva finito. Non mi chiese niente, tanto secondo me lo sapeva che dovevo arrivare pure io prima o poi. E poi ci infilammo dentro e Andrea legò una corda a un tronco che c'era lì. Poi prese un lungo bastone e con questo bastone spinse. Funzionava, galleggiava, mamma quanto avrebbe dato Caterina per essere lì dentro con noi, ma davvero non c'era spazio, eravamo io e Andrea stretti, ginocchio contro ginocchio e una lanterna, che forse l'aveva presa da casa sua, ma che casa è casa, quella forse è arrivata dal mare, lui l'ha aggiustata, e poi arrivavamo al centro dello stagno, e Andrea spense la lanterna, e rimanemmo un poco al buio, come se dovessimo aspettare che la luce andasse via per bene. Poi quando fu il momento, ci affacciamo. Quanto vorrei rivedere di nuovo quelle stelle. C'erano stelle dappertutto, c'erano stelle nel cielo, sull'acqua, sugli uccelli, sembrava che se ne portassero in giro. E quanti uccelli, com'era possibile che ci fossero così tanti uccelli lì dentro di notte? E tutti che parlavano.
piano piano, bassa voce, come le chiacchiere che si fanno sotto le coperte, prima di dormire. Di dove sei stato oggi? Se il pensiero, dormi ora, su, dormi. Notte. E poi ali, ali dappertutto, anche dove era buio. C'erano le canne delle palude che erano piene di ali, piccole, piccole. Dovevano essere le rondini, quelle che erano arrivate. E poi ogni tanto qualcuna si staccava. E tornava a dormire. Come se avesse fatto un brutto sogno, pensavo. Non c'era silenzio. Era tutto vivo, anche dove era buio, buio. Andrea, come sono belli. Sono ancora pochi, Arturo. Sono ancora pochi. Andrea, ma a te non ti piacerebbe volare? Eh? Caterina, contami qualcosa degli uccelli migratori. Non aspettavo altro. Arturo, lo sai che ogni anno si mettono in viaggio 10 miliardi di uccelli che sono morti di più dell'intera popolazione umana di tutta la Terra? Questo ce l'hai già detto. E lo sai che in alcune specie partono prima i maschi, in altre partono prima le femmine, in altre ancora partono ognuno per conto proprio. E lo sai che il piovanello, se gli mancano le forze per concludere il viaggio, consuma il suo stomaco, il fegato, i muscoli. Cioè, è come se mangiasse parte di se stesso pur di arrivare. Incredibile. Secondo me, Arturo, dallo spazio si devono vedere per forza 10 miliardi di uccelli che volano intorno al pianeta. È certo che si vedono. E lo sai che l'alzavola, il colibrì e il forapaglia fanno 5.000 km di viaggio ogni anno. Invece lui grosso, il falco della regina, ne fanno 10.000, come il cul bianco del resto. E lo sai che invece la pittina e la rondine ne fanno 15.000. Il record della sterna artica. 20.000 km di viaggio. Polo nord, polo sud, due volte l'anno. E alcuni invece si perdono, e quelli non ritornano più. Caterina, che fai? Piangi? Penso a tutti quelli che non ce la fanno, ai piccoli che restano soli. Ma tu lo sai quanto pesa un regolo, Arturo, lo sai? Quindici grammi? No, Arturo, cinque grammi! E tu lo sai quanto sono 5 grammi, Arturo, lo sai? Sì, non sono niente! Sbagliato. Sono come una ciliegia, Arturo. Immagina un gruppo di ciliegie colpito da una grandinata. Non si salva nessuno! Io non posso accettarlo, Arturo! Non posso! Caterina, ma lo sai che quando piangi sei davvero un uomo molto più carina? Smettila subito, Arturo. Tu non smetti di piangere, no? E che difficile da accettare che non tutti ce la fanno. Il Mediterraneo è piccolissimo da saltare se pensi che dopo c'è ancora tutta l'Africa. Il ritorno è dei figli. Sì, ce l'hanno scritto dentro, del resto. Il ritorno è dei figli. Andrea, lo sai che il ritorno dei figli? Io ci credo il ritorno. Ma come fanno a conoscere la strada? Ci sono due costellazioni in cielo. Una si chiama Orsa Maggiore, una si chiama Orsa Minore. Ora, se tu prendi le ultime due stelle dell'Orsa Maggiore
e le prendi 5 volte, arrivi una stella piccola, quella lì, la stella polare, quella si vede poco. Basta seguirla e sai dove vai, la stella polare indica il nord del cielo. La stella polare tramonta solo all'equatore. E dopo l'equatore cosa sei uno? Dopo l'equatore trovano la croce del sud. Dopo l'equatore inizia il sud del cielo. Stavolta ce l'ho io una cosa da dire a Caterina. Caterina, allora, lo sai che dopo l'equatore trovi la stella cometa che ti indica la strada per arrivare al polo sud e sono tutti felici e contenti. Arturo, per caso sono arrivati anche le magi, un padrino insieme al tuo amichetto Andrea? No, perché? Lasciamo perdere, Arturo. È solo Orza Maggiore e Orza Minore, solo quelle. A proposito, lo sai che l'Orza Maggiore era una fanciulla bellissima prima di diventare costellazione? Si chiamava Callisto, che è anche il secondo nome che mi sono dato. Zeus la vide e se ne innamorò ed ebbe un figlio bellissimo anche lui. Solo che la moglie di Zeus, quella gelosa, prese Callisto e lo trasformò in un orso maestoso, però pur sempre un orso costretto a vagare per i boschi. E intanto il figlio di Callisto e Zeus era cresciuto ed era diventato un grande cacciatore. E un giorno si trova nel bosco di fronte a quell'orso. Sua madre! Solo che non sapeva che era sua madre! Stava per scagliare la freccia, ma Zeus vide la scena ed ebbe pietà. Prese l'orso e lo portò in cielo e diventò l'orsa maggiore. Prese il figlio e lo portò in cielo e diventò l'orsa minore. Così possono stare sempre vicini e guardarsi. Romantico, vero Arturo? Caterina, non è che dico commuovi di nuovo, eh? Come siete stupidi voi maschi, Arturo. Volevo solo farti ridere, eh? Volevi ridere solo tu. Caterina. Caterina, non è che ti vuoi mettere con me? Mai. Sarà bella, Caterina. Quella che c'aveva l'apparecchio dei denti sopra e sotto, questi occhiali che mi chiedono sempre Caterina era bella, a me una Madonna mi pareva Caterina. Con tutto quel blu intorno, che nemmeno Santa Maria Goretti, almeno lo sai qual è il segnale, Arturo? Il segnale di Dick, il segnale della partenza, partenza di chi, Caterina? Della partenza di 10 miliardi di uccelli? No, non lo so, dimmelo tu. Aspettano che l'orsa maggiore sia alla stessa altezza dell'orsa minore. Quello è il segnale. Succede all'inizio di ogni autunno, poi aspettano il vento giusto e partono. Andrea, che da un po' di notte è più agitato del solito. Si storce il braccio tutto dietro la spalla per grattarsi, non sta mai fermo e non gli bastano più nemmeno i panini che gli porto. Andrea, ma c'è una cosa che non capisco. Ma perché non rimangono qui per sempre? Perché devono partire se è così difficile? Perché se hai le ali, devi volare. Se hai le ali, non ti accontenti di fare una passeggiata. Devi volare lontano, avere una meta e arrivarci. Se non ti sei dato una meta, dopo un po' ti perdi. E chi rimane? Chi ha le ali deve andare. Ce n'ha un altro panino, Arturo? Tieni, è il terzo. Non avevamo acceso la luna, perché c'era la luce che arrivava pure dentro. E poi vedo che Andrea infila la mano in un taglio che aveva fatto sulla stoffa in cima, e poi l'altra, poi allarga e ci infila la testa. E dico, che stupido, ma chi si crede di essere? Adesso gli uccelli lo vedono e scappano via. Ma dammi un attimo, vedrai. Aspetta un po'. Non scappano. Non hanno paura. Come se fosse invisibile, come se fosse... E poi non c'è più.
Io esco fuori dal capanno, gli uccelli scappano via e vedo che Andrea è lì, su un albero, dall'altra parte, come se avesse fatto un piccolo salto, ma che, come hai fatto? Ma tanto Andrea non mi sente, eppure che mi sente non risponde mai quello lì. E io basta, sono stanco, voglio tornare a casa. E penso che questa è la storia più grande che mi sia capitata e non ne voglio sapere più niente, che se la mamma si accorge che non sto a letto, si arrabbia e basta. E pedalo, ed è quella notte che sento il fischio per la prima volta. Era un fischio fortissimo. Sembrava che stesse strillando tutto il cielo. E che tutto il cielo venisse giù, piano piano, ed è sempre più grande. Io non posso pedalare, mi fermo perché mi devo chiudere le orecchie al cielo, si fa sempre più giro, mi schiaccio a terra, mi sfiora, e faccio in tempo a vedere che sono due ali, grandi, grandissime, come un fantasma, che volano via. Non si sente più. E io voglio solo tornare a casa. Io voglio solo tornare a casa. Caterina, un uccello grande e bianco nella notte sembrava un fantasma. Ma che faccio, Arturo? Sembri tu un fantasma stamattina. Nottataccia, eh? Sarà un Barbagianni, sì, sicuramente un Barbagianni. Nome scientifico Tito Alba. È un rapace notturno, solitario e sedentario e non migra. È un animale pallido. Alto 35-40 cm, con lunghe zampe e un'apertura alare che sfiora il metro. Vola di notte ai margini del bosco, in aperta campagna. Il suo verso è un fischio acuto e strillo che ti entra dentro come il trapano del dentista, è presente? Sì. Riesce a vedere la preda da molto lontano. È una vista di 110 gradi e riesce a girare la testa indietro di 270 gradi. Cioè gira la testa indietro. Esattamente. Come un faro. Già. E perché questa tortura? Evidentemente tiene tutto sotto controllo, no? Qualcuno deve pur farlo. Del resto. Quando hai detto che partono? I barbagiani sono gli unici che non partono, Arturo. Noi barbagiani, i 10 miliardi di uccelli che sono... Se una volta mi ascoltassi, Arturo, ti ho detto, quando l'orsa maggiore è alla stessa altezza dell'orsa minore, succede all'inizio di un autunno, poi arriva il vento giusto e partono. Sì, ma qual è sto vento giusto, cacca Caterina? Calmo, stai calmo innanzitutto, Arturo. Dipende. Se devi andare a sud aspettano la tramontana, se devi andare a nord aspettano lo scirocco. Ora, per esempio, devono andare a passare l'inverno in Africa, quindi stanno aspettando la tramontana. Ma per ora c'è scirocco, stai tranquillo. Per ora non parte nessuno. Scirocco e tramontana, sempre loro. Con lo scirocco mio papà i capelli diventano ricci e tutti lo prendono in giro. Poi quando torna la tramontana, il cielo blu, lui è sereno. Io sento che si mette a fischiettare Domenico Modugno e gli uccelli si infilano nel vento e... Io Andrea di notte non lo vado a trovare più. Perché di giorno non riesco a portarlo a giocarci, ma di notte. Poi certe volte ho paura. Sembra che sia diventato un po' pazzo. Io non c'entro niente lì. E quel giorno, dall'inizio dello stradone, lo vedo che era in cima ad un albero. Io mi metto sotto, non zitto, per non disturbarlo. E lui scende giù. Oh, ma che c'hai, Andrea? L'orsa maggiore, Arturo. L'orsa maggiore è la stessa altezza dell'orsa minore. L'orsa maggiore è la stessa altezza dell'orsa minore. Oh, stai via. Fermo. Tieni. Sono un pappanino che ho portato per te. Chiamami se ancora... Fame! Per andare via faccio il giro dalla spiaggia. A Torre Cocere è bellissimo il mare.
quel giorno c'era un mare così dolce. E pensavo, come avrebbe fatto a chiamare? E io, come facevo a sentire? Dopo cena resta sul terrazzino, sotto le stelle, l'orsa maggiore, se la guardi con un occhio solo, ci va tutto in un pugno. E l'orsa minore pure, due pugni alla stessa altezza. E gli occhi mi si chiudono e ascolto la mamma e la radio. E mi piace sentire le lenzuola che sbattono contro il filo. Sarà il vento, penso. Sarà il vento. Arturo, sveglia, hai sentito? Cosa, mamma? Papà si è messo a fischiettare. Svegli Arturo, è cambiato il vento, niente più Ricci. Cosa stai dicendo, mamma? Che è arrivata la tramontana, non lo senti, niente più Ricci. Meno male, cominciava a diventare proprio insopportabile. Arturo, Arturo, dov'è che vai? Arturo! Quanto era bello di notte. Non sentivi niente, sentivi soltanto la bicicletta che andava, 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 e i grilli lontani, lontani, e il vento che ti arrivava in faccia. La luna era un faro bianco, enorme, si vedeva tutto, la palude non era mai stata così chiara e agitata, gli stagni erano pieni, sentivi quasi le ali degli aironi che si stendevano, le folaghe che volavano a pelo d'acqua, le altre che battevano becco contro becco, e poi partenze, via, chiari, netti, contro la luna, gli aironi, via di là, si parte, e poi le piscole, le ballerine bianche, si parte, e le gru, mamma come sono grandi le gru, chissà Andrea come sta guardando, chissà come è felice anche lui, voglio andare da Andrea, ma dove Andrea non si vede più il sentiero di Andrea, deve essere un po' di giorni che non esce dalla palude Andrea, Andrea non è mai uscito. E arrivo al nostro stadio. Ed è pieno anche quello. E sono ancora tutti lì. Centinaia di uccelli e il capanno al centro. E ora sembra davvero un'anatra più grande, stretta, in mezzo a tutte le altre. E la luce della luna è così chiara che distingui piume contro piume. Potresti contarle le piume per come si vede bene. E io mi fermo e aspetto. E poi dal capanno esce una mano. E poi l'altra. E poi la testa. Andrea, e poi il bacino, poi una gamba, poi l'altra, e ora Andrea è tutto fuori dal capanno, rannicchiato sul tetto come uno di loro, e in cielo sopra di lui l'orsa maggiore è alla stessa altezza dell'orsa minore, tutte le teste degli uccelli si alzano e si voltano a sud, e Andrea con loro dello stesso fruscio, sembra che qualcosa li richiami al momento, fischio, ora no, il Parmigiani, non vai via di là Andrea, c'è il Parmigiani, vai via di là Andrea, e io entro in moto, devo solo andare da Andrea, più veloce possibile, più veloce che puoi, devo solo andare da Andrea, e sento che il Parmigiani è sempre più vicino, non c'è niente qua giù, non ci sono spacciatori, spacciatorti, non ci sono nemmeno pozzi e canali, non c'è niente qui, è solo acqua e ali. E ali che sbattono, che sto facendo volare via tutti gli uccelli, scusa Andrea, ma più piano di così, come faccio? Non ce la faccio! O forse è solo il momento che devono partire. C'è un porta, portalo arriva, portalo arriva, portalo arriva. Fermo dall'altra parte dello stadio. Ed è grandissimo, Caterina, altro che 40 centimetri, gigante, sarà dal vedo 2 metri, stai fermo che sta, stai fermo così, fermo, non ti muovere. Ed è bellissimo, io ho paura, però è bellissimo. E gira la testa indietro come un faro, aveva ragione Caterina, è come un faro. Poi sbatte le palpebre. Lo stagno è vuoto e gli uccelli partiti. E Andrea esci fuori, è andato via il Parmigiani, non c'è più. Andrea, puoi uscire. Andrea, esci fuori, non c'è più il Parmigiani. Su, puoi uscire.
Puoi uscire. Non balbetto più! Non balbetto più! Io non balbetto più! Io mi chiamo Arturo! E tu? Io mi chiamo Arturo! E tu? Io non balbetto più! Io mi chiamo Arturo! E tu? Io non balbetto più! Ciao! Io mi chiamo Arturo! E tu? Io mi chiamo Arturo! Arturo! Non ba- Andrea, senti, io non balbetto più! Andrea, puoi uscire? Non balbetto più, Andrea! Andrea, se... Andrea! Il giorno dopo portai i capelli in arcamanno e magari Andrea non sarebbe stato felice. Intanto Andrea non c'era più, no? Io ero triste. Caterina comincia a dire che lei avrebbe fatto meglio il capanno per come vedono gli uccelli, sarebbe stato meglio dare lo stoffa verde, o al massimo proprio un bordo. Sì, è incredibile Arturo questo fatto che non balbetti più. Deve essere stata la tramontana, perché lo sai... Dove vanno gli uccelli quando partono, Caterina? Non importa, vanno. Vengono. Loro o i loro figli. Io ci credo e ritorno. E chi rimane? Chi rimane? Stiamo qui, no? Che dobbiamo fare? E aspettiamo il vento pure noi. Come andare via pure tu, no, eh? È così bello qui, dai. E poi qualcuno che resta ci vuole pure, no? E il Barbagianni? Il Barbagianni, secondo me, Arturo, il Barbagianni era un guardiano. Sì, del cielo, del mare, dell'acqua, di chi parte, di chi resta. Di chi resta e sogna, sì. E Andrea... Devo sapere la verità, Arturo. Secondo me, Andrea... Te lo sei proprio immaginato? Sì, vuoi dire che venivo qui a parlare da solo? Che ne puoi sapere? Magari una parte di te è volata via la mente, no? Non balbetti più del resto. Io non me lo sono immaginato. Dai, Arturo. Che ti Barbagianni alti 2 metri qui, sai quanti se ne vedono? Dai. Non me lo sono immaginato, ti ho detto. Oh, non ti arrabbiare, eh. Andiamo. Come andiamo? Andiamo, ti ho detto. Nelle piume, sembra che il Barbagianni la prenda un poco. E ho paura, mi batte il cuore, ma non voglio che finisca più, non voglio che finisca più. E si parla. Poi tutto si scioglie e Caterina torna e pedala.
Il Barbagianni non c'è più, Caterina! Aspettami, Caterina! E pedala lei, verso Serranova, verso l'alimentare di Tonino, che almeno lui c'è ancora. Caterina! Aspettami, Caterina! Che cosa ti ha detto? Chi? Come chi? Il Barbagianni gigante! Ah, niente. Come niente? Non fare la scema, Caterina! Dimmi che ti ha detto! Mi ha detto che voi maschietti fate troppo casino. E tu invece ce l'hai fatta, eh? A fare cosa? A parlare agli animali, come San Francesco. Come sono stupidi questi maschi. Caterina, aspettami, ti ho detto! Che c'è? Che ti ha detto? Vuoi proprio sapere? Sì. Giuri che non lo dice a nessuno? Giuro. E giuro. Giuro. Mi ha detto. Mi ha detto pedala, Arturo!